Allora, l'idea di questo nuovo Consiglio metropolitano, quindi di questa nuova entità che non dovrà sostituire semplicemente la provincia, bensì dovrà avere nuove competenze e nuove funzioni, dovrà essere allargata non soltanto alla città di Napoli, ma all'intera provincia, intesa non come in senso unitario, bensì come tante realtà. Perché di solito quando parliamo di provincia si parla come se fosse un'unica entità. Al contrario non è così, ci sono province, quindi parte della provincia che si trovano sul mare, parte della provincia che si trovano nell'entroterra, parte che hanno vocazione agricola e parte che hanno problemi, quale appunto quella della Terra dei Fuochi. Noi alzeremo la voce, io in prima persona, e mi auguro che l'intero Consiglio, insieme al Sindaco della città metropolitana, per combattere e debellare finalmente questo grande problema ed evitare che in quei siti, in quei posti, vengano appunto creati nuovamente, come si sta cercando di fare, nuovi siti di smaltimento finale di rifiuti, come quello di Cava Riconta, Villaricca e il nuovo bando del termovalorizzatore di Giugliano.